nostro calendario, il momento delle manifestazioni natalizie, del Capodanno, e quindi un momento importante per la nostra città, un momento importante che ha visto coinvolte tanti soggetti. Qui al tavolo con me sono seduti i consiglieri Moscato, Moraglia e Viale, perché sono coloro che saranno un po' il braccio armato del comune per strutturare tutto quello che avverrà nella città di Sanremo in questo periodo. E innanzitutto porto il saluto del sindaco, che questa giornata non può essere presente perché fuori Sanremo, e del presidente della regione Totti, di cui trovate un virgolettato nella cartella stampa che è stata consegnata. La regione Liguria, che è intervenuta anche quest'anno proseguendo nella collaborazione importante con il comune di Sanremo, che è partita dall'estate appena trascorsa con l'RDS, e prosegue per il Capodanno, e ci auguriamo che, visti i risultati, vista la piena collaborazione, vada avanti anche per il proseguo delle nostre manifestazioni. È un momento importante perché abbiamo dei partner molto seri da una parte, e importanti anche dall'altra, perché queste manifestazioni durante il periodo natalizio ci vedono per la prima volta coinvolta in prima persona la Confcommercio, quindi un'associazione dei commercianti che porta il suo contributo fattivo e importante per le manifestazioni nel comune di Sanremo. Di questo io sono molto contento, un percorso che abbiamo intrapreso già da qualche tempo, e finalmente abbiamo portato a casa un risultato interessante, perché troppo spesso si sente parlare del commerciante come il soggetto che non è interessato alle manifestazioni, invece questo è il primo segnale importante di quanto può essere fattiva una collaborazione, di cosa può portare alla nostra città. E ultimo ma non ultimo, il RDS, come già parecchi di voi avranno sbirciato nella cartella stampa, è di nuovo protagonista nella nostra città, è protagonista per un momento importantissimo, quello del Capodanno. Abbiamo un Capodanno veramente denso, perché poi parleremo diffusamente delle natalizie, voglio parlare in breve del Capodanno, perché avremo un Capodanno che partirà dal pomeriggio del 31 e si protrarrà fino alle prime ore del giorno 1, quindi con elementi importanti, con cantanti del panorama nazionale, intervallati dai nostri fuochi d'artificio che sempre tutti hanno apprezzato, e quindi dei momenti di intrattenimento anche per il pubblico, che appunto partiranno dal pomeriggio del 31 e arriveranno fino alle prime ore del giorno. Le natalizie cominciano l'8 dicembre, ci sarà la giornata con l'accensione delle luci, l'accensione dell'albero di Natale, che per inciso questa volta sarà un albero vero. Noi cominciamo ad avere questa, a dare un pochettino di svolta green alla nostra città, e in prima fila c'è l'assessore all'ambiente Tone Guti, che mi ha supportato anche in questa scelta. Questa sarà collocato in piazza Borredolmo, un albero grande, una dozzina di metri, con intorno un boschetto di alberi, sempre di alberi veri, con una connotazione di avere un pezzo di Natale vero dentro piazza Borredolmo. Di questo se ne occupa in prima persona consigliera Moscato. Questo albero, dopo aver esaurito la sua funzione durante il periodo natalizio, sarà ricollocato a dimora, presumiamo in una zona di San Rocco, perché essendo un albero con radici profonde e con una determinata dimensione deve avere la sua collocazione importante. Piazza Borredolmo, Piazza Borredolmo, l'accensione dell'albero sarà fatta da Cristina D'Avena, perché in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica parte il giorno prima un contest al Casino Municipale, dove si esibiranno i ragazzi delle scuole. I vincitori di questo contest canteranno con Cristina D'Avena sul palco del Teatro Ariston. Quindi il giorno 8, durante sempre la cessione dell'albero, ci sarà la piazza illuminata, grazie, questo è uno dei punti importanti di questa conferenza, da Confcommercio.
Confcommercio illuminerà scenograficamente Piazza Borredoro, le due piazze Bresca, perché così siamo subito chiari, sarà Piazza Bresca Nord, Piazza Bresca Sud, Piazza Sardi e io la chiamo Piazza Sirocani per capirsi, è la piazza bersaglese dal monumento di Sirocani. Queste piazze saranno illuminate e saranno oggetto di eventi sia per quanto concerne il Natale e stiamo lavorando anche per le feste, l'illuminazione è rimasta, con commercio insieme a Comune sta lavorando per altri eventi. Oltre alla sessione dell'albero delle luci ci saranno il coro gospel che già l'anno scorso ha lietato l'apertura della sessione dell'albero di Natale. Ci sarà la slitta meccanica di Babbo Natale per i più piccoli che percorrerà le piazze e il centro della città, Piazza Borredoro, e uno spettacolo di figure luminose. Inoltre, per attendere la sessione dell'albero, ci sarà anche il buca bimbi per i bambini più piccoli. Quindi, diciamo che è una bella giornata che faremo in modo di aprire queste manifestazioni natalizie.